Intanto ci sono domande rispetto a quello che ci siamo detti l'altra volta della VPN, di bloccata e di quelle robe lì. Io vorrei fare una domanda sull'antivirus. Prego. Allora, io uso attualmente per fare tutto un tablet e come connessione utilizzo la funzione di hotspot del mio smartphone. Quindi, vabbè. Un attimo, mi sto perdendo. Io sullo smartphone ho rete sicura di Vodafone come protezione, però mi è venuto in mente, ma quando io uso il tablet ho una protezione oppure no? Quando uso internet Allora, mi è venuto questo dubbio. in teoria se adesso vado proprio per ragionamento perché non ho mai fatto rete sicura di Vodafone, però il concetto di rete sicura è proprio rendere sicura la rete, no, dove avviene la connessione. Se lei quindi usa il suo telefono per farla cioè per connettersi con i tablet. A livello teorico, e penso sia anche così a livello pratico, è protetta proprio perché è la connessione ad essere protetta e non il dispositivo. Ok? Ah, ok. Quindi, secondo me, questo provo a fare anche un check, perché magari mi sbaglio, però in teoria dovrebbe essere così, almeno a livello teorico, perché viene protetto il numero di telefono, diciamo così, la connessione internet di quel numero di telefono e non di quel dispositivo lì. Con rete sicura. È Ma come se fosse una VPN, no? provare a fare un check cosa vuol dire? Cioè, Ah, che semplicemente guardo sul sito della Vodafone oppure contatto persone che ce l'hanno e capisco se appunto funziona. Però anche pensandoci, no? Sì. È come la VPN, nel senso se io ho il telefono con la VPN, no? E mi connetto con l'iPad al mio telefono, il mio iPad è già protetto perché la connessione è proprio parte protetta. Non so come dire. Ok? Ed è una cosa molto simile a quello della Vodafone, perché rete sicura di Vodafone non è proprio una VPN, però alla fine è una VPN, non so come dire. Sì, e se invece volessi facilitarmi la vita e comprarmi una SIM per il tablet, a quel punto invece devo metterci dentro un antivirus apposito per tablet, giusto? Sì. A meno che non abbia anche lì o una VPN o rete sicura di Vodafone. Però ancora Però una volta. dicevamo che la VPN assicura una protezione non altissima. Vabbè, dipende dalle applicazioni. No, adesso sto facendo dei pasticci, ragionandoci Allora, prima. diciamo che. No, ma questo mi fa anche piacere ripeterlo perché è giusto, lo impariate bene. Il livello di base è appunto firewall, che è quello che abbiamo già visto 2 o 3 lezioni fa. Dopodiché c'è l'antivirus e poi la VPN che dà il massimo della sicurezza. Ah, il Anche perché massimo. già in entrata blocca malware, che quindi programmini vari che abbiamo visto l'altra volta, come i Trojan, come gli spyware, gli adware, eccetera, eccetera. Si ricorda che avevamo le slide con tanti tipi di Sì, virus? quella Ok. lezione l'ho seguita benissimo, sì. Ok. Allora, la VPN cosa fa? Filtra proprio all'ingresso questi tipi di file e anche tutti i tracciamenti pubblicitari, tutte quelle robe lì. E quindi offre un'ottima protezione. Però ovviamente bisogna avere anche, dal mio punto di vista, e anche quello di altre persone, però vabbè, anche l'antivirus, perché? Perché ok, io VPN filtro la comunicazione in ingresso, ti garantisco un certo tipo di sicurezza, però anche quando filtriamo, che ne so, faccio sempre l'esempio del brodo, no? Quando filtriamo il brodo, può capitare che qualche rimasuglio venga giù, no? Dal filtro. E l'antivirus cerca proprio di bloccare ancora una volta il virus che viene, cioè. Come dire, è come avere un filtro un po' a maglie larghe sopra, un filtro a maglie strettissime sotto e poi il firewall
che va proprio a vedere in maniera certosina se ci sono robe, okay? Che è la protezione iniziale, non so com'è. Sì, questo è chiarissimo. Però secondo me, mentre si parla tantissimo di antivirus per i computer, io credo che di protezioni per gli altri dispositivi si parli relativamente poco. Intendo in giro, non so, proprio in ambito informatico. Io ho sempre sentito parlare di antivirus per il computer, ma raramente per quanto riguarda gli altri dispositivi. Sì, purtroppo è vero, cioè, questa Forse cosa è vera. un'ignoranza. È assolutamente vera ed è per questo che io vi tampino l'anima, quasi ormai mi odierete da quanto vi rompo le scatole su questa cosa qui, però è essenziale avere perlomeno un antivirus di quelli gratuiti, no? Che offre un po' di protezione, diciamo, soprattutto per i dispositivi Android che sono un po' più liberi, diciamo così, rispetto alle applicazioni che si possono scaricare, ai file che possono danneggiare il telefono, proprio perché Android è un sistema, è bellissimo Android, come anche Windows e come altri sistemi operativi, però il problema, non il problema, nel senso è la caratteristica, ovvero di essere aperto, che è una bella caratteristica perché consente di avere Android sui Samsung, su Huawei, su Oppo, su tutti questi telefoni che più ne metta. Però come dire, la parte controproducente di tutta questa libertà, diciamo, è proprio il fatto di importare, diciamo così, anche delle cose maligne. Non so come dire. Il sistema Apple, so che sono di parte, me ne rendo conto, non dico di no, però il sistema Apple è un sistema chiuso. Cioè, se voi vedete, ci sono tre, vabbè, adesso hanno aumentato, però 3-4 telefoni l'anno, 2-3 computer l'anno. Basta, non ci sono altri dispositivi che nascono ogni anno con il sistema iOS, per esempio, quindi il sistema che monta iPhone. Mentre Android, sì, ed è per questo anche che gli hacker sono più invogliati, no? Dovete pensarla sempre a livello di soldi, fondamentalmente, a livello economico. Mi conviene di più distruggere, tra virgolette, le persone che usano Android o quelle che usano iPhone. Caspita, quelle di Android, perché il sistema è più facile da boicottare, diciamo, perché è più aperto e quindi riesco ad entrarci meglio, fondamentalmente. E due, anche perché a livello numerico molte più persone hanno Android rispetto ad iOS. Ok? Sì. Quindi sì, assolutamente bisogna installare un antivirus. E molto spesso, questo ve lo ricordo, con Norton, con Panda, con altri tipi di antivirus, trovate anche l'offerta che fa sia il computer sia altri dispositivi, tipo il tablet, il telefono, eccetera. Ok. Giovanna ha alzato la mano. Deve riattivare il Ecco, microfono. ok. Buongiorno. Buongiorno. Senti, per cortesia, sempre a proposito di sicurezza, ho ricevuto una mail dai servizi Microsoft che mi dice che in pratica che dal 15 giugno apporterà delle modifiche al contratto dei suoi servizi. Pertanto, o accetterò queste condizioni oppure potrò scegliere di interrompere l'utilizzo dei suoi prodotti. Sai che cosa cambierà? Che cosa succederà dal 15 giugno? In realtà l'avevo anche letta la mail, però non me la ricordo più. Però presumo era quello del contratto di servizi, Sì. che entreranno in vigore a partire dal 15 giugno, se continua a utilizzare la papà, se non accetta le condizioni aggiornate. Non ci sono problemi, non possiamo mica non usare Microsoft. O lo accettiamo o ce ne andiamo. Cioè, Esatto. lo so che c'è È questa praticamente condizione, una. però dico, vabbè, almeno sapere che cosa mi succederà. Che, boh. No, è come quella cosa che è successa poco fa, cioè poco fa, un mese o 2 fa con WhatsApp, nel senso ogni tanto comunque le aziende aggiornano sia l'informativa della privacy, sia ad esempio in questo caso semplifica, no, tutto il contratto, quindi ad esempio rende più semplice fondamentalmente il contratto stesso con Microsoft. A noi non cambia granché se non che
ci semplifica la vita. A parte chi è che legge tutto questo contratto, allora, diciamo. C'è un miglioramento. Sì, 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 è un miglioramento. Però loro sono obbligati a livello legale a comunicarlo alle persone. Per questo ci arriva la mail. Okay. Perché noi dovremmo leggere appunto questo contratto per intero, mi raccomando, fatelo, eccetera, eccetera. Poi capirci esattamente, giustamente, perché vabbè, capire non leggiamo neanche quello delle banche, non leggiamo mai niente di tutte queste cose qua. Ed è un problema a volte. Non ci capiremmo niente neanche. Ma comunque sì. La malinterpretazione per persone non competenti è facilissima, insomma. Infatti per questo anche state sempre attenti, sentivo prima di contratti telefonici, robe varie, state sempre ben attenti a quello che mettono cioè sul contratto, no? Prendetevi anche una lente, l'ho visto una signora del progetto di terza età che aveva una mega lente per vedere lo schermo, prendete anche voi una mega lente, vi mettete lì e vedete quei robetti piccoli che manco io riesco a leggere, però... Io per telefono non faccio mai niente, gli dico mandatemi a casa il contratto, allora uno ce l'ha poi sotto mano e lo vede, insomma. Però quello che non no. vede mai è quello che succederà il mese dopo, che poi ti cominciano a aumentare, eccetera, eccetera. Quelli di Iliad, adesso ce l'ho da un anno e mezzo, non hanno mai né scritto né telefonato né aumentato, è sempre stato quello lì, per cui io sono contenta. Quelli di Vodafone che mi avevano messo, non so, fai conto, mi pare che era 12-13 in confronto agli 8, dico. Il giorno dopo che avevo cambiato su Iliad, mi hanno scritto, me lo portavano a 7. E capì? Il giorno dopo, quando io avevo pregato in tutte le lingue di non aumentarmelo, che ero già a 12-13, ma volevano aumentarlo ancora, il giorno dopo me lo portavano a 7, gli ho detto mai più, punto. Non è serietà, dai. Quindi te lo a 7, poi dopo un mese te lo riportano a 9, poi a 11, 14, ma non è possibile. No, bisognerebbe avere la voglia di telefonare tutte le volte, reclamare, allora loro riaccreditano. Io ho reclamato tutto l'estate. Io ho reclamato. Comunque c'è anche l'Agico. Noi continuano a riaccreditare, poi ce lo riaddebitano dopo un po', poi lo riaccreditano, è un continuo su e giù. Sì, ma è così difficile parlare con questi personaggi qua della telefonia. Ah, vabbè, è difficilissimo. Sì, sono tutti call center. Io non avevo niente da fare quest'estate, mi sono messa a girare tutti i call center lì, che poi uno passava quell'altro. Cioè, sono arrivata fino in Romania, in Inghilterra, e alla fine non c'è stato verso, non mi hanno affatto seguito quello che dicevo di non aumentarmi, neanche volevo gli sconti della miseria. Dico, ma vi sembra giusto, eccetera, eccetera. Io già con il fisso avevo fatto lo stesso discorso, poi sono andata via e il giorno dopo mi avete di nuovo fatto un'offerta molto più appetibile. Allora, scusa, perché dovete aspettare che me ne vada per farmi un'offerta appetibile? Fatemela subito. No, niente. E alla fine, quando sono tornata a Milano, sono andata da Iliad e non mi trovano più quelli di Vodafone. Ci potete scommettere. Non è serio, comunque, cioè, non perché... No. Se può esservi d'aiuto, c'è anche un sito apposito da parte della GCOM, che è l'agenzia delle comunicazioni, che serve proprio a questa cosa qui. Nel momento in cui quindi avete una controversia con un operatore di telefonia come la Vodafone, piuttosto che Fastweb o robe del genere, e non la riuscite a risolvere con loro, quindi se proprio vi dicono no, guarda, non voglio niente, bla bla bla, c'è Concilia Web, non so come pronunciarlo, però Concilia Web, chiamiamola così, che serve proprio a questa cosa qui, quindi fa da il soggetto che sta in mezzo, no? Tra noi e intermediario, grazie, tra noi e la persona che, non la persona, però l'azienda che, di competenza, no? Se noi vogliamo fare causa, tra virgolette, alla Vodafone, Concilia Web ci intermedia proprio il tutto. Io l'ho fatto una volta. Vedi, però il fatto è che loro hanno ragione. Legalmente hanno ragione loro. Perché loro hanno il diritto di fare questo. L'hanno detto magari qualche righino piccolo piccolo. Cioè loro hanno ragione. Cioè il fatto di fare queste cose, perché le possono fare. Capito? Quindi l'unica cosa è andarsene, sai, non è che ci sono tre alternative. Se sì, ne ma vai, anche per questo che bisogna leggere i contratti, proprio perché essendo un contratto ed avendo un valore legale,
è estremamente importante leggere anche quei piccoli cavilli che ogni volta che dobbiamo leggerci la fanno, no? Nel senso, è una rottura enorme di scatole dover star lì a leggere proprio ogni righetta. Io adesso ho letto quelli della, come si chiama, di Iliad, e c'è scritto non te l'aumenteremo mai. A questo punto l'ho letto. Quindi in questo caso se glielo aumentano... Ecco, se in questo caso me lo aumentano posso andare. Certo. Sì, sì, sì. Però sì, prendetevi un'oretta di tempo e leggete ogni volta i contratti. So che è veramente una bega enorme, che ho scoperto essere una parola in italiano, quindi in realtà non sbaglio. E quindi sì, leggete, ecco. È una rottura di scatole enorme, lo so, però purtroppo è così. Ci sono altre domande rispetto alla volta scorsa? Al momento non vedo mani alzate, quindi direi che puoi andare avanti. Ok. Allora, come giustamente ricordava Donatella prima, oggi vediamo anche il trasferimento dei file da una parte, cioè nel senso da Android a computer oppure da iPhone a computer. Per chi Android vi suggerisco questa pagina, che però non me la ricordo più, che è all'interno della guida proprio di Android. Ecco, quando non riuscite a trovare qualcosa, io vi suggerisco un sacco di andare a vedere le guide ufficiali che spiegano tutto. Quindi trasferire file da Android a PC. Scrivete semplicemente, quindi, trasferire i file da Android a computer. Ok, fate invio, Google ve lo trova. E la vedete, guida di Android come si trova? È proprio qui, alla prima, cioè non questa qui che è un annuncio, però alla prima risultato, premete qui e trovate proprio la pagina. Adesso ve lo aumento. Ah, ho capito. Ok, okay. Buono. Oppure se volete proprio avere tutta la guida Android, basta, vedete qua come si chiama? La stringa. È support.google.com/android oppure semplicemente scrivendo su internet supporto Android, si scrive supporto Android, vedete il primissimo risultato in assoluto è guida di Android. Se premete qui vedete ci sono un sacco, veramente tantissime problematiche che possono essere facilmente risolte. Vedete addirittura il centro di controllo per LG, per Motorola, per Samsung, per Xiaomi, eccetera, eccetera. Oppure, vedete qua, questa cosa è estremamente utile perché descrive il tuo problema. Ad esempio, un mio problema adesso, non è mio ovviamente, però che mi avete riportato è: ma come faccio a trasferire io i file da un computer, cioè o meglio da Android a il computer? Cosa faccio? Trasferire file Android computer. Ok? Scriviamo e vediamo che abbiamo una lista enormissima di varie possibili, come dire, l'ho scritto anche male, di varie possibili guide che ci possono essere utili, no? Quella che ci interessa a noi è la primissima, quindi trasferire file da un computer a un dispositivo Android e viceversa. Cosa facciamo? Ci premiamo sopra. A questo punto chiudo questa. Ok? Vi porto in questa scheda qui perché per chi ha Android e poi Mac è molto utile sta parte. Perché? Perché intanto, giusto per capire, avete mai usato la guida Android o quella di Apple? Perché magari vi spiego anche un po' così a grandi linee come funziona il tutto. No. Ok. Allora lo spiego molto volentieri. Anche perché toglie un po' di lavoro a me, diciamo. Comunque, qua di solito danno un overview, quindi una descrizione generale del tutto, no? Quindi che cosa ci fornisce sta guida, fondamentalmente. Poi abbiamo varie opzioni, di solito ci sono... Adesso provo ad aprire questa qui e vedere se per caso... Faccio veramente a caso, però di solito... Bisognerebbe veramente trovare la scheda giusta, però di solito si trova, come dire, delle schede. Fate finta adesso che qua in alto, dove ho la freccetta io, ci sia Android, iOS, ecco, forse per Gmail. Aspettate un attimo.
supporto Gmail. Scusate se faccio sto passaggio, ma è per farvi capire come può presentarsi la, il tutto, così potete appunto orientarvi meglio più avanti. Creare un account Gmail, vuoi che non sia qua? Neanche. Accedere a Gmail qua, sì, dai. Ok, vedete, molto spesso si può trovare questo tipo di grafica qui, quindi da computer, oppure altro, vedete? Se premiamo qui possiamo selezionare Android oppure iPhone e iPad. Se voi quindi entrate qui e volete accedere a Gmail e volete seguire i passaggi di Gmail, ma dite, ma caspita, qua spiegano con computer, io come faccio a capire se ho Android? Semplicemente premo sopra la freccettina di altro e premo Android. Vedete che cambia tutto e ovviamente vi spiega la cosa basata su Android. Ok. Allo stesso modo nella scheda di prima, quindi quella per capire come trasferire un file da computer a un dispositivo Android e viceversa, ci dà due opzioni. Vedete che la grafica è un po' diversa. Due opzioni, ovvero quello di utilizzare l'account Google, ok, sia sul computer sia sul telefono, per sincronizzare, vedete qua, i file, la musica e le foto. Ovviamente questa opzione qui necessita di, vedete qua, Google Drive, Google Play e Google Photo. Come non so se lo sapete, però anche per intuizione, Google Drive ha una capienza limitata, a meno che non paghiamo, ok? Ci sono anche offerte, non costa neanche troppo, devo dire. Adesso, costo, Google Drive. Che così vediamo, ecco, insomma un terabyte penso che basti anche avanzi per tantissimi. Però vedete, già 100 gigabyte, vabbè qua c'è tanto, fa presto, ok. Già 100 gigabyte costano 2 euro al mese, il che è anche buono, fattibile, nel senso, a meno che non scarichiate 10 miliardi di film sul telefono e poi li vogliate trasferire sul computer con Google Drive, 100 GB vi posso assicurare che bastano e avanzano tantissimo, nel senso basterebbe anche 50 GB per l'uso comune che facciamo. Però ecco, 2 euro al mese ci può anche stare se vogliamo questa funzionalità da che quindi utilizza il cloud, no? Quindi se noi siamo sul telefono, se siamo sul tablet, se siamo sul computer nostri, ma anche quelli di altri, noi possiamo accedere da internet, ok, da Google Chrome, da Safari, da Firefox, eccetera, possiamo accedere all'interno del nostro account e vedere tutti i nostri file che sono quindi contenuti all'interno del cloud. Quindi, come vedete, la prima opzione è quella del cloud, fondamentalmente. Ok? Io personalmente preferisco sempre usare il cloud, perché sapete che ormai è noto, pago per OneDrive e tutto il pacchetto Office, quindi avendo un terabyte di cloud metto tutto sul cloud ed è tutto lì, quindi faccio anche presto ed è super mobilità. Se non si vuole spendere quei soldi perché non si ha la necessità, vedete qui opzione 2, quindi sposta i file con un cavo USB, molto semplicemente. E quindi la domanda che ci dobbiamo fare è: ma io sto utilizzando un computer Windows, un computer Mac o un Chromebook? Poi in realtà ci sono anche altri sistemi operativi, per esempio quelli basati su Linux, che però hanno tutta un'altra gestione. È facile comunque, però è un'altra gestione e in teoria non dovrebbe esserci nessuno che utilizza Ubuntu o Linux o altre robe. Quindi la prima cosa da fare è capire che computer si ha. Vedete, per Windows è molto facile, nel senso, vedete qua i passaggi, purtroppo non ve lo posso far vedere semplicemente perché non ho i sistemi adeguati, quindi non ho né Android né il Mac, però io metto un po', però posso farvi vedere qua come gestirvela voi, diciamo. Ovviamente sbloccate il telefono, vedete, si collega il telefono al computer tramite il cavo USB, che è lo stesso con cui caricate il telefono, ok? Se non avete un Android dell'anteguerra, ma oddio, già da
5, ma anche di più, ma 6-7 anni, c'è il cavetto che si stacca, no? Quindi da una parte c'è l'USB e dall'altra c'è l'USB 2, la C, insomma, quel che avete. Quindi li attaccati, li attaccate, e poi vedete sul telefono che esce una notifica con scritto dispositivo in carica tramite USB. Invece, poi, nel senso, nella sezione che c'è scritto utilizza connessione USB per, dovete selezionare il trasferimento del file, ok? Questa cosa è importante perché? Perché se noi non selezioniamo trasferimento file, il telefono vede il computer come una sorta di carica batterie, ok? Quindi non interagisce con il computer stesso. Se noi invece premiamo sopra utilizza una connessione USB per trasferimento file, noi diamo l'accesso, diciamo così, al computer rispetto al nostro telefono, cioè diamo l'accesso del nostro telefono al computer. Ok? Dopodiché cosa succede su Windows? Che si apre questa finestra per il trasferimento di file. Ok? E poi semplicemente basta spostarsi i file, quindi metterli o in prenderli da questa finestra e trasferirli sulla cartella del computer, per esempio, o viceversa, dalla cartella del computer per mettercela sul telefono. Se per esempio, mi pare di aver sentito prima Marina che non ha più le foto di suo nipote che è un anno, mi pare di aver capito così, la cosa che può fare è se per esempio ha telefono nuovo, telefono vecchio e computer, con Windows ad esempio, prende il telefono vecchio, lo attacca al computer seguendo tutti i passaggi che abbiamo visto, trasferisce le foto del bambino, del nipote, insomma, sul computer, poi stacca tutto, attacca il telefono nuovo, prende quella cartella di foto che è sul computer, la trasferisce all'interno del telefono. Ok? Badate bene, qua non c'è scritto, però ve lo ricordo io, in questa finestra per il trasferimento dei file, questa qui, che viene aperta nel momento in cui, come dire, collegate il tutto e date l'accesso al computer, state attenti, tra virgolette, del fatto che ci sono delle cartelline, no? Cioè, la cartella foto è quella per le foto, la cartella musica è quella per la musica, eccetera, eccetera. Ovviamente non mettiamo pere su mele o carciofi su zucche. Ok? Mettiamo sempre tutto nella cartella corrispondente, sempre tutto appunto nella cartella adeguata e quella, insomma, che ha senso per quello che vogliamo trasferire dal computer al telefono. Okay. Ci sono domande rispetto a Windows? Senti, però. Sì, Donatella. Dice, come dicevo prima, ho fatto la prova, no? Ho aperto tutte le cartelle, ho visto che cosa c'era dentro, no? Ecco, sì. Innanzitutto quando voi aprite, come diceva Luca, ci sono due voci, se avete la card aggiuntiva, cioè card e phone. Se non avete la card aggiuntiva ci sarà solo phone. Quindi andate su phone. E ci sono varie cartellette, ce ne sono tante di cartellette, però quelle che ti interessano cosa sono? Allora, quella delle foto si chiama DCIM, DCIM, camera, e lì ci sono tutte le foto, quindi potete prenderle tutte oppure sceglierle e così via. Poi ci sono quelli, poi ce n'è un'altra che si chiama screenshot, se avete fatto degli screenshot sono andati lì. Poi ce n'è una che si chiama movies per Mosho. Poi c'è una che si chiama download. Aspetti un secondo che la proietto così mentre lei parla e lo dice. Sì. Gli altri possono anche vedere, vedete? Ecco, DCIM, eccola lì. Sì, questa sì, qui, sì. Vedete? DCIM, perché ce ne sono tante, capito? Uno poi non sa più che cosa. DCIM è quella più importante, ci sono tutte le foto. Poi c'è quella che si chiama download, che se voi avete scaricato tante volte un WhatsApp, un qualcosa, così, sono andate in questa cartella download. Poi ce n'è una che si chiama Pictures, piccolo qua, file folder, Pictures che possono essere di Instagram o di Telegram. Quando andate dentro ci sono le due possibilità. Beh, se voi avete Instagram solo, c'è solo Instagram. Ok.
Poi c'è una che si chiama playlist e che ci sono le musiche. Playlist. Mi sa che è su musica però, no? Musica io ce l'ho nella card. Sounds, music. Vabbè, boh, ognuno magari dipende da cosa. È un po' diversa. Ecco, però nel modo si chiama playlist, va, è una di quelle che andiamo a guardare se c'è qualcosa. Ecco. Poi c'è una che si chiama Snapseed, se voi avete Snapseed, che anche lì ci sono delle cosette che dovete fare. E poi ci sono documents. Ecco, se avete dei documenti, per esempio quelli scannerizzati, così via, sono in documents. E poi basta. Io, visto che roba in cui avevo io, che ce l'avevo io, perché poi sai, uno magari può averne aperti qualcun altro. Sì, sì. Quelli che avevo io sono questi. Ecco, importante andare a cercare, per esempio, le cose nella cartella giusta, perché magari che sono le musiche non le trovate, perché sono in quella. Anche starà anche questa qui, music, può darsi. Può darsi, ci andrò a guardare. Okay. Io la musica ce l'avevo nella cartella card, ma basta, io ve l'ho visto. Grazie mille. Perché però la cosa migliore è andate sopra questo e li aprite e vedete cosa c'è, insomma. Alla fin fine ognuno poi ha le sue, ecco, non è che ci voglia tanto, fate clic clic sopra le cartellette, se c'è qualcosa che vi piace lo portate dall'altra parte, se no lo lasciate perdere, ecco. Non c'è bisogno di andare a farselo fare dagli altri. Allora, basta. Grazie mille. Francesca, prego, deve attivare il microfono. Sì, la persona che ha parlato prima è Donatella. Sì. Ok, allora, innanzitutto ringrazio Luca per affrontare questo tema. Sono credo qualche anno che faccio questo lavoro di scaricare attraverso il cavetto sul computer, eccetera, soltanto che... che non ho lo stesso entusiasmo di Donatella, mi fa piacere che di avere sentito appunto questo approccio così gioioso. Io questa operazione invece l'ho sempre vissuta abbastanza pesantemente, perché vabbè, so in quali cartelle andare a cercare le foto, però e altre cose, però mi sembra come un sistema di bambole russe, no? Dove apri una cartella, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra dentro, e l'ho sempre vissuto un po' come un labirinto, cioè faccio queste cose mettendoci un sacco di tempo senza tanto sapere cosa faccio, poi magari lo scopo lo raggiungo lo stesso. E quindi un problema è proprio la scarsa conoscenza e consapevolezza. L'altro è che riguardo a WhatsApp, le chat, cioè voglio dire i messaggi, quello che si scrive in WhatsApp, non lo si trova con lo scaricamento dei file, a meno che mi sembra di ricordare non si spedissero tutti quanti i messaggi per mail, però poi quando li apri ti compare una roba improponibile. Ecco, mi spiace. WhatsApp lo puoi aprire anche dal computer, lo puoi accedere anche dal computer a WhatsApp, come soprattutto Telegram, come dici. Sì, cioè, lo so, se credo collegandolo in rete, ma... io intendo, voglio dire, se mi si rompe il telefono, se no, o se voglio, voglio occuparmi di questo problema prima che il telefono si rompa, io non ho mai trovato il sistema per scaricare tutto WhatsApp così com'è, come lo vedo sul telefono, con foto e messaggi. Non so, forse ho fatto una domanda troppo confusa. Anzi, la cosa, cioè voglio rassicurarla su una cosa, nel senso, quando lei va sulle impostazioni di WhatsApp, perché lei giustamente dice io però faccio il backup delle mie chat, vado a vederle, sono tutte strane, giusto? Cioè nel senso è come se fosse un file con 3000 cose diverse, cioè una parentesi graffa con scritto data e ora,
poi la persona, sì, due, sì, punti. Sì, sì. Sì. Questa cosa qui è proprio il senso del backup, nel senso, lei non vedrà mai la chat così com'è su WhatsApp, proprio perché WhatsApp ha un proprio ambiente grafico, ok? Nel momento in cui però va in un altro ambiente grafico, non è la stessa cosa, no? Cioè, come dire, aprire un file Word con LibreOffice. Si sa, è notissimo, che aprire un file Word con LibreOffice va a, come dire, a rendere graficamente non uguale quello che era su Word, ok? Nel senso, il font può cambiare, la disposizione può cambiare, tutte queste cose qui, proprio perché utilizzano un altro linguaggio e un altro ambiente grafico. Quindi è giusto, nel senso, è buono che lei non veda come su WhatsApp, ok? Sì. Quindi già questo qui dovrebbe essere, penso, una rassicurazione, diciamo. Sì. Invece, per salvare le sue chat su WhatsApp, se va sulle impostazioni c'è proprio scritto backup chat, e ogni tanto, sì, addirittura dovrebbe venire un avviso: vuoi fare il backup delle chat o una roba simile, ok? Sì. Questo backup bisogna vedere dove va a finire, nel senso, io ad esempio su iPhone va su iCloud, ad esempio, che è il tipo Google Drive del sistema Apple, ok? Quindi la persona che ha 5 GB gratis di iCloud può stare tranquillissimo grazie al backup che viene effettuato su iCloud. Su Android, se non sbaglio, e quindi chi ha Android qua mi corregga nel caso, dovrebbe esserci la possibilità di salvarlo direttamente sul telefono oppure sulla SD, la schedina, quella che si può mettere dentro al telefono. Giusto? Se qualcuno può darmi un... Adesso sto andando a guardare. Io vedo che qua c'è una cartella che si chiama backup, non va qua su, non va in questa qua? C'è una che bisogna backup. Vedere però dove va a finire. Io non li faccio però, mai backup. Se potete soltanto vedere, diciamo, su WhatsApp, dove c'è la voce backup, in teoria Android dovrebbe avere proprio la possibilità di selezionare se per caso, se mandarla, che ne so, sul cloud o su la schedina SD o in altri posti. Perché questo? Perché se noi abbiamo la possibilità di fare backup sulla schedina o sul telefono, quello che diceva Donatella era proprio cioè pensavo così, nel senso, la trovate all'interno della cartella backup, ok? Quindi in realtà basta che salviate anche questa cartella, che è la cartella backup, ok? La mettete sul computer e sta lì. Oppure soluzione, dal mio punto di vista, migliore è quella di utilizzare Google Drive per chi ha Android. Perché? Perché con Google Drive vengono salvate, che ne so, una volta a settimana o una volta al mese, in base a quello che vi impostate, tutti i file, cioè i file nel senso tutte le chat, quindi tutte le immagini, tutte le video, note vocali, tutte queste robe qui, ok? Vengono salvate su Google Drive in maniera periodica, ok? E mettiamo il caso, toccando tutti gli organi possibili, si rompe il telefono, ne comprate un altro, ok? Scaricate WhatsApp e fate trasferite dal backup di Google Drive verso il vostro telefono. Capite che risulta essere estremamente semplice, perché basta premere un bottone sul telefono, quindi tempo di scaricarsi tutto e avete tutto lì. Se invece dovete mettere il cavetto una volta a settimana, prendere la cartella, salvarla lì, sostituire i file, poi si rompe il telefono, dovete prendere il telefono, mettere lì, trovare la cartella giusta, mettere la cartella che avete salvato su computer dentro la cartella dei backup qua sul telefono che vedete da Windows, ok? E poi avete le chat. Capite che diventa una bega enorme quando si può invece premere soltanto un bottone, ok? Per questo, per alcune cose vi consiglierei quasi di più, non quasi di più, vi consiglierei proprio di utilizzare Google Drive, che comunque è protetto, nel senso, abbiamo visto che non può entrare Pinco e Pallino dentro il nostro Google Drive, a meno che, questo lo dico per informazioni, gli ingegneri di Google possono entrare all'interno di Google Drive nel momento in cui vedono
delle anomalie o nel momento in cui voi avete bisogno di assistenza. Quello sì, lo possono fare ed è nel contratto. E appunto ve lo dicevo quando all'inizio parlavo di crittografia tra server e robe del genere. Sì, allora io sono andata adesso su WhatsApp e credo di aver trovato il percorso. Praticamente si apre WhatsApp, in alto a destra c'è una lente, ci sono tre puntini, si va sui tre puntini, si va su impostazioni, okay. Poi compare una lista, account, chat, notifiche, spazio e dati, aiuto, invita un amico, si va su, si preme su chat, poi anche qui compare tutta una lista, a un certo punto c'è scritto in fondo ci sono due voci, backup delle chat e cronologia chat. Allora, okay, adesso premo su backup delle chat e viene fuori ultimo backup. Mi dice addirittura la data, locale, ieri 02, Google Drive, mai. Ah, ottimo, ottimo. E poi c'è un rettangolo verde dove c'è scritto esegui backup. Ok. Poi sotto c'è impostazioni Google Drive, backup su Google Drive e mi indica settimanale. Poi account Google e mi mette la mail con Gmail e poi sotto c'è scritto backup tramite e sotto è scritto solo Wi-Fi. Quindi questa è una voce. Adesso torno indietro e vado su cronologia. Sì. In realtà è già questo il punto. Sì. Ha visto che fa quello che le dicevo io, ovvero che trasferisce, fa il backup direttamente su Google Drive proprio per una questione di praticità, perché cioè, vi sfido proprio a farla tutto sto magheggio di cartelle, no? E ogni settimana e che rottura di scatole, no? Quindi già per default WhatsApp, però a me c'è scritto che i messaggi e i media sottoposti a backup in Google Drive non sono protetti dalla. Perciò, come faccio? Backup su Google Mail. Mi è partito l'audio, non so. È sicuro? Protetti, Non sono protetti dalla crittografia. Io non ho capito questo fatto, cioè tutti li possono vedere. I messaggi e i media sottoposti a backup in Google Drive non sono protetti dalla crittografia end to end di WhatsApp. End to end. Questo sì, perché? Quindi poi backup su Google Drive io non ce l'ho mai, perciò ho perso tutti i messaggi di mia figlia che non c'è okay. più. Quello che le dice quell'avviso è, non so se lo sapete, però all'interno di WhatsApp le comunicazioni, dato che WhatsApp copia sempre Telegram, questo lo dico molto tranquillamente, le comunicazioni sono end-to-end, che è un tipo di crittografia. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che, adesso senza andare troppo nel complicato però, io ho dei codici, ok? Io nel mio telefono ho dei codici tipo 01024, ok? Che mi identificano come telefono e identificano la mia comunicazione come questa, come mia, ok? Poi cosa succede? Diciamo che la comunicazione, adesso la rendo un po' più bella di com'è, la comunicazione passa all'interno di un tubo, ok? Super serrato, tutto crittografato, quindi è impossibile entrarci. Quindi nemmeno WhatsApp può vedere all'interno delle comunicazioni che passano all'interno dei propri server. Nessuno può vedere all'interno di questo tubo qui, diciamo. Ok? Alla fine di questo tubo c'è la persona con cui io chatto. Ok? Quindi ad esempio, se io e Donatella stiamo chattando, c'è un tunnel, adesso ovviamente prendetela a livello di immagine, però c'è un tunnel tra me e Donatella, ok? Che dove appunto passano i nostri messaggi, i nostri foto, video, audio, quel che è, ok? Cosa succede quindi? Che tutta la comunicazione è crittografata, quindi il semplice ciao diventa una lista enorme di cifre, parole, numeri e roba strana, ok? Ma Donatella ovviamente non è che possa capire tutto sto pippone di roba strano che vuol dire ciao.
Cosa succede quindi? Che nel telefono di Donatella c'è una mia chiave, diciamo così, che sblocca la crittografia. Quindi Donatella è capace di vedere il mio ciao, come stai, grazie alle chiavi che vengono trasmesse all'interno di questo tunnel. Ok? Cosa succede quando andiamo su Google Drive? Succede che WhatsApp avvisa che la crittografia end-to-end non esiste più. Perché? Perché appunto durante le chat, quindi se io e Donatella ci scriviamo per un anno intero, la nostra chat avrà una certa lunghezza, avrà tante foto, avrà tanti video, tante cose, ok? Quindi il file che contiene, proprio il file, no? Come se fosse un documento Word, prendiamo così, il file che contiene tutta la mia chat con tutti i video, bla 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 bla, non è crittografato, ok? Quindi se io faccio doppio clic posso entrarci tranquillamente e vedere tutta la chat, come diceva prima Francesca, ok? Per questo le dà l'avviso. Quindi se noi trasferiamo questa chat, questo file, su Google Drive, non abbiamo più la crittografia garantita da WhatsApp. Ma attenzione, non è un problema. Perché? Perché noi, mettendolo su Google Drive, siamo assicurati dai paletti, dalla crittografia di Google Drive. Ok? Non so come dire, però si trasferisce la competenza, diciamo così, di sicurezza. Se prima era WhatsApp a garantire la sicurezza, adesso è Google Drive a garantire la sicurezza. Ok? Ho fatto un pippone strano oppure? Sì, è comprensibile, almeno per me lo è. Ok. Allora, cioè, se è chiaro? Sì, sì, cioè, è chiaro. Carmen, che ha una domanda? Sì, volevo capire, il file che quando si apre sul computer, ci sono tutti questi file, se era possibile modificare per renderlo un po' più facile? Dice come organizzare perché il computer? No, questa apertura che sta adesso segnando con il mouse. Lì dove questa ci sono qui, questa? Sì, quella. Okay. Perché ci sono tanti file, quando io li apro sono vuoti e quindi volevo capire se era possibile, c'era una modalità da modificare per rendere molto più, cioè più no. Funzionale. No, questo no, perché nel momento in cui attacca il telefono al computer ci sono tutti i file, anche delle cartelle vuote che a noi sembrano inutili, in realtà all'interno di tutte le cartelle ci sono dei file nascosti, ok? Nascosti perché? Perché sono file estremamente importanti per il telefono che non devono essere modificati in assoluto. Quindi se voi vedete delle cartelle bianche, lasciatele pure così, ok? E anche la disposizione. Neanche rinominarli. No, assolutamente, perché sia Android, ma tutti i telefoni, tutti i computer, cioè tutti i sistemi operativi fondamentalmente, lavorano grazie a questi nomi qui. Vedete qua, ad esempio, punto e strongs. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire com.espn.score_center? A noi non vuol dire assolutamente nulla, però per il telefono è di vitale importanza, adesso non so cosa sia score center, però per farvi capire, è di vitale importanza perché in queste cartelle qui c'è proprio il sistema operativo. Se noi, oppure file utili al sistema operativo, se noi cancelliamo robe a random, ok? Possiamo danneggiare il nostro sistema operativo. Quindi, quando attaccate... Non possiamo modificarli. No. Ho capito. No. Ecco, le cartelle in cui vi do l'accesso, diciamo... Scusa. Sì, un secondo solo che finisco il discorso e dopo mi dimentico. Sì. Quindi, entrate solo in DCIM, che sono le foto. Come ha detto prima Donatella, DCIM foto, musica, se volete trasferire musica avanti e indietro, picture, che sono quelle di WhatsApp, di Telegram, Instagram o le altre cose, insomma, download, movies, podcast e tutte queste qui. Non toccate in alcun modo altri tipi di cartelle, a meno che non sia strettamente necessario. Diceva? Rosa? Scusa Luca, volevo soltanto chiederti velocemente. Su WhatsApp ho una notifica dei vaccini, per esempio, ma io voglio mandare un'email alla mia
amica con questo sito, ma come posso fare? Da WhatsApp a mandare un'email alla mia amica? È un problema? No, non è un problema, però è una sfida, diciamo così, che vorrei che adesso risolvesse proprio lei. Nel senso, faccio questo non perché non voglio rispondere, sa. No, ma non oggi, anche la prossima volta, me lo scrivi, non lo so. No, ma volevo arrivare a sto punto qui, in realtà, anche per i backup. Allora, abbiamo visto, mi aiuti proprio lei a capire, no? Abbiamo visto che per trasferire il file da un computer a un dispositivo Android e viceversa, abbiamo trovato il supporto di Google, giusto? Sì, Google Drive. Google, supporto Google, giusto? Sì. Abbiamo scritto su. Per WhatsApp cosa possiamo scrivere? Su WhatsApp cosa possiamo... Devo andare sul messaggio, però? Cosa? Dico, devo andare sul messaggio. No. Resti qui sul mio computer un attimo. Resti qui un attimo sul mio computer. Dicevo, noi siamo andati in cerca di una guida di Android perché avevamo bisogno di capire come trasferire i file dal computer ad Android, giusto? Ah, sì, ho capito. Adesso siamo sul telefono. No, adesso siamo ancora qua. Se noi abbiamo o dal telefono o dal computer si possono raggiungere queste guide. Però voglio dire, io adesso vorrei utilizzare la guida di WhatsApp perché non so come fare certe cose, no? Sì. Cosa cerco su Google? Tasto invia, non so io. No, allora, non so se magari non mi sto... Ah, siamo su Google, no scusa, io non avevo... Perché io adesso non ti seguo, sì ho capito, trasferire file da un computer a un dispositivo, sì. Sì, però il punto era proprio scrivere guida, ad esempio WhatsApp. Guida WhatsApp, ecco. Ok, era qui, cioè volevo farla arrivare qui. No, vedete qua c'è scritto, non ha capito? Sì, adesso ho capito, WhatsApp guida. Ok, lo scriviamo su Google, questo perché possiamo trovare, vedete qua, centro assistenza di WhatsApp. Sì. Se ci prendiamo sopra, ci arriva, adesso qua accetto sempre a random, però ci arriva, come dire, una guida per... appunto trovare ecco qua centro assistenza, però per trovare le funzionalità che noi vogliamo. Ok, se per esempio riprendo un attimo l'esempio di prima, come si fa a fare un backup delle chat? Scriviamo backup chat e metto invio, e poi cosa vediamo? C'è scritto Android, iPhone e poi bla bla altre robe. Quindi se vogliamo Android, premiamo ad esempio qui come ripristinare la cronologia chat, che non è questo, però ok, questo qui Android, come eseguire il backup su Google Drive, ci premiamo sopra, anche per iPhone stessa cosa, basta che premiate sopra iPhone, e vi fa vedere una guida che appunto vi spiega il tutto. Ora lei Rosa mi sta chiedendo, ma io come faccio a condividere un link da WhatsApp alla mail? Proviamo a scrivere qui. Condividere link WhatsApp mail. Proviamo a scrivere così. Ok. Ma perché è andato sul business? E proviamo a vedere se c'è un qualcosa di essere utile, che può essere utile. In questo caso no. Quindi come condividere link? Proviamo solo così. Ma perché? Vabbè, va su robe strane. Però vabbè, comunque trovate le parole giuste e vi dice il tutto. Come si fa a condividere un link? Ve lo dico io a voce, che faccio prima. Su WhatsApp, ok, avete presente che se voi tenete premuto sul messaggio, ce l'avete questa cosa? Se tenete premuto sul messaggio? Quale messaggio? Cioè ad esempio su WhatsApp, no? Avete un link. Per esempio a me Daniele adesso ha mandato, adesso un po' prima, ha mandato il link su come prenotare il vaccino anti-Covid, che vi faccio vedere dopo, nel senso ve lo mando.
se io adesso volessi appunto condividerlo con voi, come devo fare? Ecco, tengo io quello che volevo mandare prima a voi, non sapevo come fare, perché la signora chiede il vaccino, allora volevo mandarglielo, ma non sapevo come fare. Quindi, ecco, la cosa che devi fare fatto è voi. Tenere premuto. Okay? Sì, se tengo lei... premuto tutta la zona del link, giusto, che diventa azzurra, quello? E c'è una cosa tipo inoltre o condividi? Sì, sì. Ok, premiamo su inoltre o condividi. Ok, inoltre, e possiamo, sì. Ok, e possiamo questo mandarla almeno su a una mail, giusto? Possiamo mandarla. Allora, su iPhone cosa succede? Ma dovrebbe essere uguale anche per Android. C'è la possibilità di condividerlo con un'altra chat di WhatsApp. Da me è tipo una freccettina, come quella di inoltre su Gmail, per dire. E quindi la mando, per esempio, a mia mamma, ok? A mio fratello, a chi? Persone. E invece c'è anche un altro pulsantino che è quello con una freccetta verso l'alto. Ora Android può avere ovviamente una grafica diversa, giusto? Condividere. No, a me non c'è. No, non c'è. A me c'è scritto i miei contatti eccetto, condividi con. Non lo posso mandare un'email io. Ok, allora condividi con. Condividi con, allora c'è un elenco di personaggi, di persone, condividi con, devo schiacciare? No, se schiaccio le persone allora mi sa che va no. Dire. Ci sono i tre puntini a destra, in alto a destra. Se no, ci sono le tre virgole. In alto a destra ci sono i tre puntini. Condividi con, c'è scritto nessun contatto selezionato, se schiacci le virgolette... Torni indietro. Io quando volevo fare una cosa del genere, io scaricavo l'allegato, lo scaricavo, lo andavo ad allegare poi a una mail, e, cioè io facevo il giro purtroppo, per quello che non voglio mai che mi mandino gli allegati su WhatsApp, me lo mandano su Telegram, e Telegram lo apro con le mail, lo apro con il computer. Io purtroppo non l'ho mai trovato il sistema di mandare direttamente a una mail. Neanche io, volevo mandarvelo a voi adesso, questo qua, domani me la posso scaricarlo. Quando è scaricato lo riacchiappi e lo mandi chi ti pare. Facevo E se me lo mando su Telegram, questo qui? Bravo, su Telegram va benissimo, perché poi si può aprire con il computer e si scarica da lì. Ah, su Telegram si può. Si può, perché c'è il Telegram per computer, è facilissimo. Certo. Anche WhatsApp c'è per computer, perché appunto volevo farvi vedere adesso, aspettavo. Cioè, a un certo punto che puoi, come si dice, puoi... Se c'è WhatsApp web. Se vi va bene, se va bene a tutti. Scusate se vi interrompo, ma i tempi incominciano a diventare un po' più stretti. Allora, se vi va bene, WhatsApp web e Telegram per computer, eccetera, eccetera, li vediamo la lezione prossima. Questa lezione la terminiamo facendo due cose. Uno, dando la parola a Lia, che ha alzato la mano e ha una domanda. Grazie, comunque. E seconda cosa, poi dopo Luca, se puoi inviare il video per la prenotazione dei vaccini o come si può fare, così abbiamo completato il circo. Prego, Lia. Lia, se sta parlando non la sentiamo. Vabbè, intanto che risolviamo questa cosa qui, Luca, se riesci con il video. Ve l'ho mandato intanto sul canale Telegram, dopo ve lo metto anche su gli altri, diciamo, posti. Però, ecco, ora ho trovato questa schermata molto così. Voi avete questa cosa qui, no? Una freccettina. Giusto? Che Android, intendo. Sì. Ok. Se preme la freccettina, quindi andiamo proprio per passaggi, cosa viene fuori a livello di schermata? Stiamo parlando su WhatsApp, dici? Sì. Quindi su WhatsApp, ad esempio, un link, un file o anche un messaggio normale. Ma meglio se è un link o un file, che così vediamo. Se si preme sulla freccettina viene fuori l'elenco di tutte le persone.
inoltre e abbiamo i contatti, le chat, ci sono tutti i nostri contatti e le chat, ma non c'è il... Ma io se schiaccio il link c'è scritto Facebook, ma che vuol dire? Selezioni la persona e lo invia. Sì, quello sì. Però no, no, allora la prossima volta vi faccio vedere anche come inoltre, perché mi sembra impossibile che su WhatsApp Android non inoltre... ci sia la possibilità di... No, inoltre... c'è scritto link, sì, a me, link ma Facebook sotto, perché non ho capito come faccio, mica lo manda a Facebook io il messaggio. No, probabilmente è un link di Facebook, quindi per quello che ho Facebook. Ah, ecco, sì, ho sì. capito. Okay, quindi allora... devo andare nelle impostazioni generali, non quelle delle persone, ho capito. Allora schiaccio WhatsApp web. No, WhatsApp web è un'altra roba ancora e la vediamo no, la prossima volta con calma. Sì, sì, hai ragione, se mi confondo io, sì. Impostazioni. No, comunque... Allora mi informo meglio sulla cosa e vi faccio vedere la prossima volta come inoltrare un link, sì, come... un file eccetera da WhatsApp. Da WhatsApp su PC, da WhatsApp e, su PC. E quel SEMA cos'è? Il SEMA cos'è? Che... Questo qua? Sì. È il nome della persona. Ah, cioè, scusa, forse un altro che... programmino no. carino con i gatti. Ok, grazie, buona giornata. Grazie Luca, grazie. Ho ricevuto in Telegram il video come prenotare il vaccino, c'è anche il link eventualmente per poterlo vedere in YouTube. Lo puoi prenotare. E adesso proverò a girarmelo anche per mail. Vediamo se Ma provate anche a tenere premuto e vedere se c'è condividi con oppure apri con un'altra app, tutte queste robe qui. Fate un po' di prove per errori, ok? E vedete se funziona. Io comunque per la prossima volta vi assicuro che trovo il modo, perché è impossibile. Perché noi abbiamo da 70 a 75 anni, giorno 15, dobbiamo prenotarci per il vaccino. Per quello che mi serviva averlo anche su PC. Ok. Comunque da grazie Luca, sei stato bravissimo. Sul PC scrivi prenotazione vaccini Milano e lo trovo di nuovo, certo, ma era solo per imparare, grazie. Era solo per imparare questo passaggio. Esatto. Mi raccomando, usate questo qui, vedete il sito qua, prenotazioni vaccini covid.regione.lombardia. Sì, quello là, giusto. Ok, e fate tutte queste... Vedete lì ti dicono anche quando lo devi fare. Il sito delle Poste Italiane è questo qui, cioè non è che ce n'è un altro. No, c'è solo questo, ragazzi. Okay. È solo per essere chiari con tutti quanti, cioè nel senso vi abbiamo messo il video per la prenotazione aggiornato al 2 di aprile, sì, quindi bravo, è proprio la procedura attuale. L'ho rimesso anche nel canale, quindi ce l'avete qui, dovete cliccare tanto il link nel caso volesse. Sì, possiamo prenotare di qua benissimo. Esatto, e quindi seguite il video e seguite la procedura e andrà tutto bene. Sì, grazie, comunque sì, grazie mille, questo serve tantissimo a noi adesso.